Buongiorno Fringuelli, oggi parliamo di pompe. No, non avete sbagliato canale, non siete su Pornhub e io purtroppo non sono Rocco Siffredi, anche se sotto sotto un pochino lo invidio. Oggi parleremo di queste pompe, che cosa avete pensato? Parleremo di una pompa digitale prodotta e commercializzata da Synchros, che è compatibile per gonfiare pneumatici da mountain bike e pneumatici da strada, gravel e quant'altro, ma soprattutto la sua particolarità sta nel nome. Infatti questa pompa si chiama Digital 2.0. Nel nome c'è scritto tutto, nel senso che è una pompa digitale. Come vedete infatti il suo manometro, non so se lo vedete, eccolo qua, è un manometro appunto digitale, non analogico, che permette di poter regolare la pressione andando anche a variare l'unità di misura, quindi bar, atmosfere, PSI, e cosa non da poco, come vedete il manometro è posizionato nella parte alta, non qua giù in fondo, dove spesso e volentieri avevamo anche noi difficoltà a leggere la misurazione della pressione della pompa, ma avendolo nella parte alta risulta sicuramente più agevole e diciamo così, anche se avete visto molti video su Pornhub, in questo caso riuscite comunque a leggere tranquillamente il dato espresso nell'unità di misura che più preferite. E questa non è una cosa da poco, perché molte pompe hanno il manometro nella parte sottostante. Un'altra caratteristica non da poco è l'appoggiata, eccola qua, questo treppiede, questa placca è una placca unica in alluminio che, eccola qua, come vedete dà molta stabilità. Il corpo principale, ovvero il tubo che poi funge da stantuffo per insufflare aria all'interno del pneumatico, ha un diametro di 32 mm e genera per ogni pompata 390 centimetri cubici, quindi un bel volume e direi anche una bella pompa. Altre caratteristiche da osservare sono sicuramente il tubo di gonfiaggio, che come vedete è sufficientemente lungo, guardate, ecco, adesso lo si vede in tutta la sua lunghezza, saranno almeno 1,20 m. Questo vi permette di gonfiare con tutta comodità i vostri pneumatici. E infine, eccola qua, l'impugnatura è un'impugnatura ergonomica che facilita l'attività di pompaggio. Allora, partiamo dai dati salienti. È tutta realizzata in alluminio, quindi è molto resistente, ma la cosa più interessante secondo me è la sua valvola. È una valvola con, eccola qua, la leva di bloccaggio, ha la parte terminale anodizzata, che magari non ce n'era nemmeno bisogno, però avendola fatta anodizzata, diciamo, la rende molto ma molto più accattivante. E basta semplicemente andare a ruotare, eccola qua, la valvola, per cambiare da shredder a presta. C'è anche scritto sopra, quindi anche per coloro che non hanno molta dimestichezza, diciamo, di valvole da mountain bike o da strada, in questo caso l'ho andata a leggere e quindi è a prova veramente di ogni ciclista, dal più esperto al meno esperto. Ovviamente io vado a montare prevalentemente gomme con valvola presta, quindi non faccio altro che andare a sostituire la valvolina. Per quanto riguarda invece il suo prezzo, il prezzo non è certo economico, lo ammetto, costa circa 90 euro, però è una pompa che a mio modo di vedere merita di essere presa in considerazione, un po' per le sue tecnologie, un po' per anche la sua parte estetica, ed è una pompa durevole, quindi sono 90 euro, diciamo così, non spesi ma investiti. Diciamo, una volta che comprate questa siete a posto, anche perché la massima pressione di gonfiaggio è di 12,1 atmosfere. Detto questo, Fringuelli, andiamo a vedere come si comporta questa pompa durante la fase di montaggio. Prima però permettetemi, dato che il test verrà fatto in presa diretta, andiamo a scartarla togliendo. Oh, vai. Eccoci qua. Uno. Due. Allora, altre cose interessanti sono questo gancino che permette di alloggiare quando non utilizzate la vostra pompa, e nella parte bassa invece avete un altro gancino che vi permette di tenere ordinato, vedete, il vostro tubo di gonfiaggio. Allora, adesso facciamo il test, andiamo a gonfiare
Come ho detto, valvola presta, vado a prendere la ruota e torno. Non andate via, o meglio, non andate su Pornhub. Eccomi qua, fringuelli. Sono tornato con una ruota ad alto profilo SLR1 Aero di Giant, quella che monto sulla mia... Eccola qua, la vedete qua dietro di me. Sulla mia Giant, che adesso però è sui rulli, e monto dei Pirelli P0, quindi il top dei pneumatici. Adesso li andiamo a gonfiare, facciamo anche la prova del manometro. Metto la ruota qua, io mi sposto, ok, tanto l'importante è che vediate la pompa e come lavora. Eccola qua, facciamo questo piccolo test, anche se non è molto comodo da fare. Ok, la valvola adesso è serrata, ho acceso il manometro, si accende con questo tastino. Sempre da questo tastino andate a selezionare il tipo di grandezza con cui volete gonfiare, o meglio misurare, la pressione all'interno dei vostri pneumatici. Andiamo a gonfiarla attraverso il sistema PSI. Questa che vedete qua, aspettate, ecco questo tastino, eccolo, che vedete qua, è una valvola di rilascio, cioè nel caso in cui andate a gonfiare eccessivamente il vostro pneumatico, con questa potete tranquillamente andare a sliberare aria e sgonfiare la ruota. Bene fringuelli, ho gonfiato il tubeless Pirelli P0 a 109 PSI, che poi è la pressione di gonfiaggio massima riportata sulla spalla del pneumatico, quindi sono soddisfatto. Se però l'avessi gonfiato, supponiamo, a, non so, 112, mi basterebbe premere questo piccolo pulsantino per far sgonfiare il pneumatico. Guardate, ecco, vedete, adesso sono a 100. Bene fringuelli, a questo punto è arrivato il momento di salutarci. Io vi consiglio ancora una volta di prendere in considerazione la pompa Digital 2.0 di Syncros. Mi raccomando, perché un uso eccessivo di queste pompe potrebbe rendervi ciechi. Bene fringuelli, basta bischerate per oggi. Noi come sempre ci vediamo al prossimo video. Buon allenamento, alla prossima, ciao!